sono schemi in ogni cosa. Integrali, serie infinite. Non ho mai visto niente di simile. Da un ragazzetto indiano semi-analfabeta di Madras. Vuoi invitarlo qui? Una lettera per te. Viene dall'Inghilterra. Non dimenticarmi. Non potrei mai. Lei è Ramanujan, immagino. Oh, scusi. Non si faccia intimidire. La conoscenza più elevata scaturisce dalle più umili origini. La lettera conteneva solo un piccolo esempio delle mie scoperte. Ci vorrà una vita. Forse due. Ci servono le dimostrazioni del suo lavoro. Ma è tutto corretto, signore. Non avevo completato la dimostrazione. Come lo sapeva? Lo so e basta. Non può usare un trucco del genere durante la mia lezione. Se ne vada! Come conoscevi quel teorema? Era nella mia mente. Sa a cosa ho rinunciato per essere qui? E non ho niente. Voleva sapere come concepisco le mie idee. Dio mi parla. Non ci sono le dimostrazioni. Dovremmo accettarlo sulla sua parola? No, lo accetterete sulla mia. Siamo semplici esploratori dell'infinito, alla ricerca della perfezione assoluta. Sono in debito con lei. No, sono io in debito con te. L'uomo che vide l'infinito. Dal 9 giugno al cinema. Attenzione fan di film drammatici, perché il celebre sito Rotten Tomatoes ha stilato la classifica dei 100 migliori film drammatici di tutti i tempi, assolutamente da non perdere. Ed ecco la top 5. Al primo posto c'è Quarto Potere, del 1941. Al secondo posto c'è Eva contro Eva, del 50. Terzo posto, Il Padrino, del 1972. Scendendo dal podio, quindi al quarto posto, troviamo Metropolis, del 1927, e poi seguito da Casablanca, del 1942. Siete d'accordo con questa classifica? Voi invece che film drammatici consigliereste? Fatemi sapere scrivendo qui sotto e cliccate qui accanto, proprio qui, se volete vedere altri video. Ciao a tutti!